Ricordisti, finita gara 1, gara 2 della QX3, Amerigo Ventura, l'abbiamo ripreso, abbiamo fatto una telecronaca sulla sua rimonta. Grande Amerigo, abbiamo visto una gara 2 all'insegna delle manciate di gas, una rimonta spettacolare da praticamente dall'ultima posizione, raccontacela. Diciamo che nella gara 2 ho avuto un contatto con un altro pilota e ci siamo incastrati alla prima curva, è stato difficile scastrare i quad. E dopo averli scastrato, la mia pompa anteriore per il primo giro non ha funzionato, si è evidentemente scaricata con l'urto. Ricordiamo che i quad hanno le pinze flottanti, quindi in caso di urto la pinza si sposta, svuota l'olio che va nella vaschetta della pompa e ci vogliono parecchie pompate per recuperare il funzionamento dei freni. Esatto, ma di lì non mi sono dato per vinto, ho tentato comunque di salvare il salvabile, ho cominciato a risalire, la pista è molto tecnica, il terreno è veramente un terreno che non perdona, sono comunque riuscito a risalire fino alla quinta posizione e questo mi ha permesso di concludere la giornata con 2 quinti posti che sono comunque punti per il campionato. Il campionato italiano è importante, soprattutto è importante la rimonta, la tenuta fisica. Abbiamo visto che in gara 2 di tenuta fisica Amerigo Ventura ne ha da vendere. Diciamo in gara 1 ero rimasto un po' acciaccato per un'insaccata al polso, invece in gara 2 sono riuscito a condurre la gara al mio ritmo e sono riuscito a risalire fin dove era possibile. A momenti ci becchi quel vecchiaccio del Massimo Neri che aveva fatto oggi la gara della vita, il grande Neri. Sì, oggi Neri era decisamente in forma, l'ha fatto capire subito dalle qualifiche dove si è piazzato alle mie spalle. I primi giri Neri è riuscito a tenere il gruppo dei primi e a prendere tanto distacco e in gara 2, nonostante la tua rimonta, ne aveva veramente tanta, insomma era difficile andarlo a prendere. Sì, oggi poi con l'arrivo dei piloti cecoslovacchi è stata dura, nella mia categoria correva Martin Liska, abbiamo visto, un giovane ragazzo comunque che sul quad è da un po' di tempo che ci va. Vecchia conoscenza, Liska anche del campionato italiano, perché ricordiamo che 2 anni fa credo abbia partecipato a quasi tutto il campionato, quasi tutte le tappe. E corre con una Yamaha del team RZ, quindi sì. Anche con un bel mezzo, insomma. Un prototipo. Sì. Abbiamo visto anche l'altro pilota della vostra squadra, Beto, e speriamo che non si sia fatto male più di tanto, non lo vediamo qua. No, Beto ha condotto anche lui una bella gara, è partito. Durante la prima manche ha combattuto un po' con me, poi mi ha sfilato in un pezzo sulle whoops, azzardando un po', è stato molto bravo. Nella seconda manche ho sentito... credo all'ultimo giro, ha fatto un ultimo giro enormemente dolorante. Si è insaccato il piede sul penultimo salto e questo diciamo lo risentirà anche secondo me per le prossime settimane. È probabile che ha fatto veramente la botta che ha preso, è stata grande perché abbiamo visto condurre con le lacrime agli occhi un ultimo giro veramente a velocità ridotta. Comunque i nostri migliori auguri di in bocca al lupo a grande Beto è stato veramente piacevole la tua gara 2 perché hai movimentato tutta la gara 2, anzi era quasi più bello vedere la tua rimonta che la cavalcata in solitaria di Nicola. Nicola è partito e se n'è andato. Nicola sta ancora aspettando un rivale qua. E quando è che glielo diamo questo rivale magari con una Yamaha? Dopo quest'anno riuscire a portarmi quasi al passo di Nicola, comunque dall'altro anno a quest'anno il cambiamento è stato notevole, almeno confermiamo, credo di aver dimezzato nettamente il distacco che prima sembrava a me Nicola. Comunque Nicola è molto preparato, diciamo che è un pilota da seguire. Ma anche la fluidità con la quale affronta i curve, salti, circuiti è enormemente implementata, migliorata rispetto all'anno scorso, Amerigo? Sì, cioè, sì. E anche mi sembra che le gare non solo italiane lo stiano confermando, no? Sì, diciamo mi trovo bene quest'anno con questo mezzo che il mio team mi fornisce sempre al massimo delle prestazioni. Spero comunque di continuare così il mio allenamento e di riuscire a tenere la testa della gara con i primi. Amerigo, per settimana prossima in Danimarca? Settimana prossima in Danimarca devo vedere se potrò esserci, perché quest'anno concludo il ciclo di studi e ho la maturità.
quindi... E quindi diventa un problema. Signori, però sarò di sicuro a Rudensberg, la tappa tedesca, la seconda tappa tedesca. Complimenti Americo, i nostri complimenti per oggi, grandissima rimonta, e il migliore in bocca al lupo per le tappe europee, se per caso non dovessimo esserci, ma stiamo cercando di vedere se riusciamo anche noi a venire per svolgere i nostri servizi, e ovviamente un grande in bocca al lupo, un grande arrivederci agli appuntamenti di settembre del campionato italiano, dove ti vogliamo nuovamente protagonista. Ok. Grande Americo, complimenti, ciao. Grazie.